Anticipare le risorse necessarie per garantire le retribuzioni del mese corrente, costituite da stipendio e tredicesima. È la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Alba all'amministrazione comunale di Battipaglia. L'istanza arriva in seguito alla mancata erogazione delle spettanze di dicembre, che ha messo in allarme i lavoratori proprio alle soglie del Natale. Nell'ultimo incontro c'è una mia dichiarazione verbalizzata, dove rispetto all'ipotesi di congelamento della tredicesima io ho detto chiaramente che chiedevo un impegno diretto che fosse nero su bianco del sindaco e del presidente del consiglio affinché dicessero con chiarezza che questo non sarebbe avvenuto, ma avrebbero fatto di tutto per pagare la tredicesima ai lavoratori a Natale, e c'è un impegno preciso nero su bianco del sindaco nel verbale di quell'incontro. Quindi sono, diciamo, fiducioso che l'impegno venga mantenuto. Restano poi sul tappeto tutti gli altri problemi legati a questa relazione del professor Pozzoli, che ci auguriamo per domani arrivi sul tavolo. Siamo al 17, sappiamo benissimo che contrattualmente la tredicesima la si paga entro il 20 dicembre dell'anno solare, attendiamo già domani di capire se voglio dire, l'impegno, come il sindaco ha detto, verrà mantenuto o meno. È chiaro che dovessero esserci problemi rispetto all'impegno preso, trarremo le nostre valutazioni. Stesso discorso anche sullo stipendio, perché manca anche lo stipendio oltre la tredicesima. Questo vale per lo stipendio, però la tredicesima è un monumento che rappresenta anche un segnale preciso rispetto ad un'ipotesi formulata dall'amministratore. Perciò gli do una valenza, diciamo, diversa. Sullo stipendio noi siamo fiduciosi che venga fatta a stretto giro la proroga tecnica, e se anche con qualche giorno di ritardo arrivi anche lo stipendio. Ma per noi la tredicesima è un segnale.